C'è una parte grandissima del nostro paese che evade le tasse, c'è una parte grandissima che corrompe e si fa corrompere, e c'è una parte forse minoritaria che si dedica alla criminalità organizzata, che quindi con la violenza chiede l'assoggettamento delle persone e ovviamente impone il silenzio. Questa parte è piccola. Nel campo specifico agroalimentare penso che l'evoluzione, la crescita dei ruoli criminali sia riconducibile al fatto che tutto il campo dell'alimentazione è quello dove purtroppo si è realizzato una delle conseguenze più negative di quello che, non io lo chiamo così, ma più volte è stato identificato come il capitalismo cannibale. Se la regola base del nostro sistema economico è la crescita permanente e massiva e possibilmente a due cifre percentuali del profitto, è evidente che in tutti i settori saltano delle regole che non sono riconducibili esclusivamente alla logica quanto vendo, quanto guadagno, quanto mi rende l'unità di prodotto venduta, quanto profitto posso realizzare.
bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via. Oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via.